Amici belli, amici cari, amici del mio viaggio a New York, siamo qui con una passeggiata a New York. Siamo nell'East Village, quindi stiamo parlando di quella zona del village che comprende East Village, West Village, Greenwich Village, e che si chiama Village, guardate anche i murales, per il semplice motivo che è una zona storica di case basse, quasi tutte palazzine come queste di 4-5 piani, e che appunto village, diciamo, ricordano quasi un villaggio. Qui infatti non sono stati costruiti grattacieli per diverse ragioni, perché hanno voluto mantenere lo stile così molto, molto tradizionale di questa zona, sia perché mi avevano spiegato c'erano problemi col terreno per costruire grattacieli. Comunque qua grattacieli non ce ne sono, ed è una zona molto amata dai giovani. Infatti dico, probabilmente se avessi 20 anni vivrei qua anche io. Ne ho 40 e più di 40, insomma, quindi non è la zona proprio adattissima per me, però è una zona dove vivono attori, registi, creativi in generale, americani e non. Qui insomma è nata la Beat Generation, quindi quella filosofia che rifiutava un po' diciamo le regole borghesi, soprattutto degli anni 50-60, no? Della casa, la lavatrice, la famiglia, e iniziavano quindi e vivevano in viaggio alla ricerca di qualche significato esistenziale della vita. Quindi il Village è una zona molto particolare, molto newyorkese, molto bella. Guardate anche le macchine che ci sono, è tutto molto, molto cinematografico. Tra l'altro noi ci faremo una bella camminata, chiaramente osservate anche le scalette. Questi sono i cosi dei pompieri, diciamo gli idranti a cui i pompieri si collegano quando devono ovviamente intervenire. Il camion dei pompieri si posiziona qua e collega le pompe all'idrante, e infatti per legge voi questo spazio lo dovete lasciare libero, non potete parcheggiare, se no vi rimuovono la macchina, perché serve per motivi di sicurezza. Dovete sapere che New York ha avuto sempre un grosso problema negli anni, e il grande problema è stato l'incendio. Gli incendi, ci sono stati incendi storici nell'Ottocento che hanno devastato mezza città, e ancora adesso ogni tanto qualche palazzina prende fuoco, tant'è che nei nuovi appartamenti è vietato, nelle nuove palazzine, nei nuovi edifici residenziali, nei nuovi grattacieli, adesso per una proposta di legge è vietato mettere il gas, deve essere tutto elettrico, proprio per evitare, insomma, che ci possano essere incendi. D'altronde queste palazzine che vedete sono molto vecchie, quindi è anche abbastanza facile che un cortocircuito per qualche problema prendano fuoco. Tuttavia mi piace passeggiare per il Village, vi dico, io abito Midtown, e ogni volta che vengo in questa zona della città, che è un po' più a sud, troverete anche molti giovani perché c'è la New York University, io mi sento veramente come se fossi in un'altra parte della città. Ebbene sì, amici, questa è la verità, mi sento parte di una... Vedete questa chiesa sgarrupata che c'è, non so se lo vedete, non so se è successo da poco o è sempre stata così, c'è solo la facciata, poi è tutta distrutta, ci sono dei graffiti, non so se è crollata da poco o è stata sempre così o... Boh, non lo so, ragazzi, su questo mi trovate impreparato, magari potete cercare su Google... Questa chiesa si trova sulla settima e la seconda è Second Avenue. Continuiamo, amici, facciamoci questa passeggiatina, perché la vita va vissuta, e passeggiare a Manhattan quando fa un po' caldino è sempre una cosa meravigliosa, amici miei. Molti giovani, ovviamente, come vedete, ci godiamo il Village, che poi, insomma, noi immaginiamo e crediamo che New York sia tutto grattacielo, in realtà non ci sono tanti grattacieli. I grattacieli sono a Midtown, che è dove abito io, a Downtown. Poi per il resto a New York ci sono tutti i palazzi normalissimi. E facciamoci questa bella camminatina. Questa è una cosa che va molto di moda, sono i Korean hot dog. Questi hot dog messi col paletto. Ci ho fatto anche un video tempo fa. I newyorkesi ne vanno veramente pazzi. Questi invece sono una sorta di luoghi dove comprare tutto, e continuiamo, andiamo avanti, ci facciamo questa passeggiatina per le strade di New York. La 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 la. Eccoci qua,
Ora camminiamo un po', vi dico, su St. Mark Place, che è una via molto artistica di New York che a me piace molto, e ci facciamo questa camminatina. Spero che con questi video vi comunica un poco. Voi poi soffermatevi su tutte le cose un po' particolari e peculiari che vedete, perché veramente ne vale la pena mostrare. Guardate qua, allora siamo entrati a St. Mark Place. Che volevo farvi vedere, ragazzi? Volevo farvi vedere questa palazzina che mi ha sempre incuriosito, la vedete? È questa piccolina schiacciata qua tra questi due palazzi. Io ogni volta che passo qui e vedo questa palazzina, sotto, cioè a piano terra di questa palazzina, c'è un ristorante. Mi sono sempre chiesto, ok, ma come ci salgono? Da dove si entra? Visto che giù, questo qua non è l'entrata, questo è un ristorante, come si fa a entrare? È ancora un mistero. Magari si entra entrando di qua, da questa porta, e poi si va a sinistra. Comunque mi ha fatto sempre ridere questa palazzina così, anche carina, schiacciata praticamente nel nulla. E continuiamo questa nostra camminata per St. Mark Place, dove tutto è oggettivamente molto tranquillo. Diciamo che a quest'ora è tranquillo. Se venite di notte, amici, amici, di notte c'è anche un bel casino che rappresenta poi il casino bellissimo della notte di New York. Oggi mi flettevo con una giornalista che mi ha intervistato, ho detto, guarda, io credo che noi italiani amiamo New York per una semplice ragione, perché in questo caos noi ci sentiamo liberi, ma è una libertà diversa da quella di cui di solito si parla. Non è che dici la libertà di parola, di religione, di espressione, queste libertà classiche, non è quello il punto. È la libertà, una libertà diversa, cioè in questo caos noi ci sentiamo liberi dal giudizio altrui, cioè possiamo essere noi stessi, possiamo uscire con pigiama, vestirci come vogliamo, anche in modo estremo. Mentre chiaramente se viviamo nella provincia, io sono un uomo di provincia, nel senso che ho vissuto gran parte degli anni giovani della mia vita a Salerno, so che la provincia da questo punto di vista crea una sorta di cappa che ti soffoca, no? È la provincia in cui non conosci mai nessuno di nuovo, dove non succede mai nulla di nuovo, dove fai sempre le stesse cose, dove sei sempre oggetto magari dell'osservazione degli altri, gli amici, i parenti, i genitori. Allora, quando gli italiani, e l'Italia è un paese fatto di province, perché poi di fatti l'unica metropoli è Milano, quindi in gran parte l'Italia è provincia. Quindi quando l'italiano che viene dalla provincia viene a New York, in questo caos si prova questa libertà dal giudizio altrui, che fa in modo che, sì, vabbè, magari c'è un topo per strada, non è la città più pulita al mondo, ma in questo caos io mi sento libero. Quindi gli italiani amano New York perché assaporano questo tipo di libertà. È diverso invece per gli americani, non parlo dei newyorkesi. Quando parliamo degli americani, io faccio sempre una differenza tra gli americani in genere e i newyorkesi in particolare, perché americani e newyorkesi sono molto diversi tra loro. Però l'americano non newyorkese, l'americano fuori da New York, in genere odia questo caos, perché questo caos non rappresenta l'ideale di vita. Loro adorano invece un'altra cosa, in genere non vivrebbero a New York. Perché? Perché adorano un'altra cosa, adorano le casette tranquille, suburbane, la casetta, il backyard, il giardino dove fare la grigliata, il garage, che è il mondo dove l'uomo apre la sua, dove l'uomo si ripara, la soffitta per i ragazzi, la cantina, no? Che è un luogo dove magari ci sono i biliardi, i giochi. Cioè loro amano molto la vita country, chiamiamola così, la dimensione country. Quindi loro non amano i palazzi, non amano questo caos, non amano questo traffico. Quindi paradossalmente New York è una città molto più amata dagli stranieri di quanto lo sia dagli americani, che non hanno voglia, nessun americano vorrebbe vivere là in una palazzina così. A me quando venni a New York sembrava bellissimo, no? L'idea di poter vivere qua. Loro no, loro dicono la casa deve essere grande, devo avere i miei spazi, devo avere il giardino, se possibile, molti vogliono la piscina. Mentre io che vengo comunque dalla cultura europea, dove diciamo più sei al centro e più ha valore la casa, vedo in questa centralità un valore. Ma gli americani non vengono da questa cultura,
gli americani il valore non è stare più al centro, perché la zona centrale della città, di tutte le città, la zona di downtown, di solito è una zona degradata dove ci sono uffici, quindi nessuno ci vuole vivere. Le zone costose sono quelle lontane dal centro, che sono le zone residenziali, quindi, e sono quelle che costano di più. Gli americani, per capire quanto è importante diciamo, quale, diciamo, il valore di una strada, di una zona, usano il codice postale. Ci sono i siti dove inserite il codice postale e vi dice quant'è la ricchezza di coloro che vivono nei codici postali. E più sono lontani dal centro, più sono lontani dalla metro, più sono lontani dai trasporti pubblici, più hanno valore. Mentre da noi a Salerno, per esempio, se andavi lontano dal centro eri quasi un mezzo sfigato, no? Tutti volevano vivere sul corso principale, sul lungomare, invece qua è diverso. Vabbè, stiamo facendo una bella divagazione, queste sono delle scuole, però mi fa piacere affinché voi possiate, tramite questi video, osservare un po' la zona dell'East Village, una zona bella, devo dire. Insomma, immaginatevi di avere 20 anni, venire nell'East Village e avere davanti a voi la possibilità infinita di essere qualsiasi cosa, no? Di seguire le vostre passioni. Ma io penso che addirittura un'altra cosa, parlando della libertà, col sistema delle mance, ragazzi, in questi localini che vedete, si guadagna. È comunque un cameriere di soldi li guadagni, una bella vita lo fa. Prima ho parlato con un barbiere italiano che lavora qua e mi diceva: guarda, io in Italia, un ragazzo ovviamente, come apprendista dovevo lavorare tipo 6 giorni a settimana, tante ore, guadagnavo 300 euro, ragazzi, 300 euro al mese. Al mese. Dicevo, qui a New York ovviamente guadagna sui facendo i vari clienti, considerate 40 dollari a taglio, mettiamo caso che metà del guadagno lo dà al proprietario del posto come barbiere. E riesce a fare anche 200 dollari al giorno, cioè quindi la differenza era che quello che in Italia lui guadagnava in un mese, qua lo riesce a fare tranquillamente in 2 o 3 giorni di lavoro. Quindi 2 o 3 giorni di lavoro equivalgono a un mese in Italia. Poi è vero, infatti tirerà su quei 5-6 mila dollari al mese. Poi è vero che è più costosa l'America, è quello che volete voi, però allo stesso tempo, nonostante sia più costosa, comunque il guadagno è molto superiore proprio a livello netto, perché con 300 euro al mese, no? Ma dove riesci a vivere in Italia oggettivamente? E qua con 5-6 mila dollari al mese, ragazzi, puoi tranquillamente pigliarti un bel monolocalino proprio qua in questa zona, paghi 2000, 2500, sono case vecchie. E gli altri 3.500, una parte te li spendi, una parte te li metti da parte e fai quello che vuoi nella tua vita. Quindi quando vi dicono a New York è caro, sì, però quello che si guadagna con questi lavori, camerieri, barbieri, secondo me vale la pena perché si guadagna bene, ragazzi, non c'è proprio, è inutile che mi venite a dire la qualità della vita in Italia. Ma ragazzi, la qualità della vita per me significa quanto guadagni. Perché non è che significa che mi mangio il tarallo in riva al mare e guardo. Questa è una visione romantica, idealizzata. Io come ragazzo, quando facevo l'avvocato, facevo la pratica, ero frustrato dal fatto che avevo, che ne so, 24 anni, 23 anni e non venivo pagato, non avevo soldi in tasca. E non potevo manco uscire con una ragazza. Cioè, la qualità della vita è poter trovare lavoro facilmente ed avere, non dico diventare ricco con quel lavoro, ma poter avere una vita dignitosa, poter uscire con una ragazza, invitarla a cena. Quindi, quando manca il lavoro, non, passa secondo me in secondo piano tutto il resto. Cioè, passa in secondo piano il mare, il sole, la pizza, il coso. Cosa me ne frega? Cosa vuoi che me ne frega? Comunque, la mia vita. Ho spiegato anche questo. Questo è un parco, vogliamo vederlo? No, non lo vediamo. La mia vita, almeno da quando sono nato, che io ricordi, è stato sempre un grosso tentativo di fuga dalla provincia italiana. Cioè io fondamentalmente sono venuto a New York perché, per una questione mia personale,
non sopportavo la provincia italiana. E io vengo da Salerno e oggettivamente Salerno è una bella città e si trova praticamente veramente benedetta da Dio perché sta vicinissimo alla costiera amalfitana. Col treno in 3 ore stai a Roma, cioè è ben collegata a tutta Italia, ma io in quella dimensione della provincia sentivo che non potevo dare il mio meglio, non potevo esprimere me stesso, ma mi annoiava proprio il modo di ragionare della provincia, no? La vedevo molto, per carità, io ora col tempo, ora che ho 40 anni, magari adesso ti direi, ma in fondo tanto male non è, si vive tranquillo e così. Però quando hai 20 anni, cioè, cerchi comunque, sai, sei in una fase dell'età in cui tutto si determina, cioè tutto ciò che sarà in futuro, gli anni successivi, vengono determinati dalle scelte che uno fa quando ha tra i 20 e i 30 anni, no? Diciamo fine ai 35 anni. È lì che molto spesso scegliamo chi sarà il nostro compagno con cui fare i figli, poi magari ti divorzi. Che tipo di lavoro fare, a cosa dedicare la nostra vita. E quindi, quando in quell'epoca della mia età, io avevo una voglia di andare fuori da Salerno perché mi rendevo conto che a quell'età Salerno, sì, era tranquilla, ma non mi poteva dare quegli stimoli che potessero essere determinanti nella mia vita a fare le scelte giuste, a fare le conoscenze giuste, a fare il salto. Perciò dico, quando dico la provincia, ma la provincia a 20 anni per me è soffocante, questo è il mio caso. Poi c'ho amici, tipo un mio amico che io conoscevo a Salerno, Adriano Ingenito, fa l'avvocato, noi parlavamo sempre di Salerno, lui invece era diverso da me, lui diceva no, io amo Salerno, adoro la mia città, non mi vedrei a vivere in un altro posto. Quindi è tutto molto personale, io parlo e amo la città. E io dicevo sì, Adriano. Va bene, quello che dici tu hai ragione, però io sono diverso e per me sarebbe stato un trauma vivere a Salerno, così come per Adriano sarebbe stato un trauma doversene andare. Per fortuna, sia che lui siamo riusciti a realizzare i nostri sogni. Io sono riuscita ad andare via e vivere a New York è per me un grande privilegio, e lui è riuscito a realizzarsi a Salerno come avvocato, c'ha la moglie. Un figlio, insomma, è riuscita a realizzarsi. Poi, per carità, io penso che ci sono momenti nella vita in cui anche chi ama la provincia si chiede: ma non è che se andassi fuori stare meglio? Così come ci sono momenti in cui io sono giù di morale a New York e mi dico: ma non è meglio che vivere a Salerno? Però, di fatto, io amo New York, amo le sensazioni che mi dà questa città, amo l'East Village, amo Midtown, amo l'America, ragazzi, perché poi, di fatto, io amo molto l'America. Perché per me prendere. Io adesso sto per partire per le Hawaii. Quando farò questo video, ovviamente sarò già partito quando lo pubblico. E mi piace quest'idea di mobilità americana che pigli la macchina. Io ovviamente con le Hawaii vado ovviamente in aereo, sono 11 ore di volo. Però mi piace quest'idea della mobilità americana che prendo un'auto, no? Ti metti nelle auto, le valigie, qualsiasi cosa, prendi e parti. Parti e non sai dove arrivi e dici ok, parto. Mi faccio delle ore, appena sta finendo la benzina, il primo paese che incontro, là mi fermo e vivo là. E magari trovi lavoro là, perché poi trovare lavoro in America è abbastanza facile. Anche se non vieni ben pagata all'inizio. Dico fuori da New York, non è che hanno stipendi così alti. Però l'importante è che quel lavoro te lo dà. E mi piace quest'idea americana. Godiamoci intanto un rumore che è fantastico. Il suono di New York. Gli americani, ragazzi, in genere, a differenza degli italiani e degli europei, che sono molto legati tradizionalmente al campanile, quindi alla propria città, e quindi Siena. Chi è di Siena è legato a Siena, chi è di Firenze è legato a Firenze. Cioè, gli italiani siamo. Gli americani non hanno radici forti, quindi è molto facile che loro cambiano città e se ne vanno da una parte all'altra senza problemi. Hanno la possibilità, ecco, questa è la cosa bella dell'America, che tu hai sempre la possibilità di ricominciare da un'altra parte, no?
E poi non c'è, perché noi, io, se vi dico parlami di 5-6 città americane, voi mi direte tutte le stesse città: Los Angeles, San Francisco, Miami, New York, Chicago, probabilmente vi verrà in mente Dallas, però insomma, noi italiani conosciamo quelle 5, 6, 7 città, però l'America è immensa, ci sono decine, decine, decine di città, decine, migliaia di villaggi, cioè. Quando noi pensiamo agli americani, dobbiamo pensare che non è che vivono tutti a New York, in California, no? Vivono in un territorio vastissimo che comprende anche tre fusi orari. Quindi, ecco, questo voglio dire. L'America è bello perché nelle radici dell'America c'è, ok, voglio ricominciare, vado da un'altra parte, no? Qua non è andata bene, qua ho fallito. Mi piace questa cosa, da noi no, da noi c'è più secondo me il concetto di provincia, essere legati alla provincia, essere importanti per la propria provincia. Oh ragazzi, a me mi stava stretto, però la cosa bella è che ce l'ho fatta a liberarmi. Perché io dico questo una cosa, se uno ama la propria provincia deve fare di tutto per viverci, per lottare, per migliorare se stesso è lo stesso paese in cui vive. Ma se uno lo detesta, se uno se ne vuole andare, deve andarsene, anche a costo di ricominciare da zero, ragazzi, di perdere tutto. Perché non c'è cosa peggiore che stare in un posto da cui vogliamo andare via. Se lo ami, ok, ma se non lo ami, devi andare via. Io dico sempre, vieni a New York, non hai soldi, guadagna poco. Ragazzi, non è un problema, io lo so perché ci sono passato. All'inizio della mia azienda c'è stato un periodo in cui avevo pochi soldi, perché chiaramente quando apri un business all'inizio non hai soldi, parliamoci chiaro, non sai come pagare le bollette. Però ragazzi, oggettivamente, a parte che ero felicissimo perché stavo provando a costruire un sogno, non mi pesava l'idea di dover mangiare ogni giorno riso e uova, che erano le cose più economiche. Io ricordo in quell'epoca c'erano tre cose economiche che al supermercato si trovavano. Il riso, che qua ti danno i pacconi tipo da 20 libbre, da 10 kg, che non costano niente, quindi il riso è gratis. E il riso, ragazzi, voi ci scherzate, ma il riso è tutto nell'alimentazione. Ti dà i carboidrati, le forze, l'energia, il riso è fondamentale. Il riso. Le uova, ragazzi, costavano poco, ora costano un po' di più, ma tipo ti davano 12 uova per pochi dollari. E le uova, ragazzi, le uova saziano, ti danno un boost di proteina incredibile. Non a caso gli americani mangiano tante uova. E poi c'era come carne, la carne rossa era un po' costosa, mentre io riuscivo a comprare tranquillamente il pollo. Il pollo costava poco e il pollo anche era un'ottima proteina che io adoravo. Quindi riso, carne, pollo e poi ovviamente io non ero un grande mangiatore di pasta che mi faceva sentire pieno, però se volevo potevo anche comprare la pasta, comprare un sughetto, mi costava poco e lo mangiavo. Però io adesso, ragazzi, adesso ovviamente ho superiori possibilità economiche, mi capita invece di andare nei ristoranti stellati, spendo un sacco di soldi per la cena. Però nonostante questo io dico, è molto meglio quel momento della vita in cui sacrifichi qualcosa per un obiettivo più grande rispetto al momento in cui hai raggiunto tutto, cioè i soldi te li godi, però non c'è nella vita quella adrenalina di quando hai fame che devi creare qualcosa, se no non puoi mangiare, no? A volte mi manca un po' quell'adrenalina, no? Quel sacrificio fatto per un obiettivo più grande che secondo me dà senso alla vita. Quindi io, e questo perché ve lo dico? Perché fossi in me, se io non amassi la provincia, io direi non me ne frega niente di dover mangiare pane e cipolla, ma io voglio andare via da qui. No, vabbè, ma tu c'hai un posto fisso, che ne so, a Potenza, che fai? Lo abbandoni, poi vai in America, che fai? Non me ne frega niente, abbandoni il posto fisso, abbandoni il piatto a tavola, abbandono lo stipendio, ma io voglio tornare, iniziare da zero, da povero in America, se va va, se no va, chi se ne frega, tanto ragazzi, non si vive all'infinito e questa è purtroppo una certezza che per il momento abbiamo, tra 100 anni magari troveranno una maniera per ringiovanirsi all'infinito, ma per il momento non è così. Che è questo posto? Vera. Che belli sti posti, Lorenza, place to eat. Cioè, si trovano sti postini proprio carini. Mai visto una cosa così? Ma che è questo?
Ah, che posto. Pappa di zucchine, mozzarella di bufala, deve essere pure mezza italiana. Rigatoni al ragù, spaghetti, penne. Vabbè, quando mettono la foto del matrimonio, Carlo e Carmela Panella 1927. Che luoghi stratosferici si sono, eh? Veramente. E quindi questa è la mia lezione di vita. Quando ogni tanto i ragazzi, io faccio sempre storia. Ogni tanto arriva, ovviamente si fa per fare visualizzazione e tutti dicono: quanto guadagni? Come posso fare a guadagnare anch'io soldi? Ragazzi, è chiaro ed evidente che se il vostro obiettivo nella vita è guadagnare soldi, è un obiettivo sbagliato, perché l'obiettivo non è guadagnare soldi. Quelli che hanno fatto i soldi nella vita non avevano l'obiettivo primario di fare i soldi, ma avevano un sogno più grande, volevano realizzare qualcosa di più grande, no? Come un Cristiano Ronaldo che fa soldi sì, ma è la conseguenza del fatto che lui fosse ossessionato dall'obiettivo di giocare a pallone. I soldi, se voi pensate che volete solo fare i soldi e cercate scorciatoia, primo, probabilmente non li farete, cadrete trappola di qualche truffatore. Ma secondo, ma che senso ha fare soldi per fare soldi se non c'è all'interno un obiettivo più grande? Io non volevo fare soldi all'inizio, io volevo raccontare New York e vivere New York. Riuscire poi a creare una realtà di business importante è stata la conseguenza della mia voglia di... Ma qui sto bene, indipendentemente dai soldi, perché io stavo bene a New York anche quando i soldi ne avevo pochissimi, perché tutto quello che c'è di bello a New York non costa nulla. Una passeggiata a Central Park, una passeggiata come questo, basta stare in seduta, avere due gambe che funzionano, poter permettersi una bowl di riso con due uova e voi potete volare. Però era bello stare a New York perché avevo opportunità, incontravo gente, avevo un sogno da realizzare. Quindi quando dico no, voi non dovete pensare a fare soldi, così come non dovete pensare a fare video virali, dovete fare ciò che sognate e poi i soldi saranno una conseguenza dell'impegno e della perseveranza, così come i video. Non dovete fare i video virali, dovete fare i video coerenti con ciò che siete e col messaggio che vogliono comunicare. Magari avete meno view, però siete coerenti e la coerenza, la trasparenza, la passione sono tutte cose che vengono premiate. Comunque, spero di aver fatto un bello speech, insomma, se qualcuno poi vuole prendere qualche pezzo di questo speech e fare qualche TikTok, mi fa piacere, poi taggatemi eventualmente se mettete su TikTok o su Instagram. Per quanto riguarda il mio viaggio, come vi ho detto, quando questo video verrà pubblicato, probabilmente già sarò arrivato, andrò alle Hawaii. Le Hawaii praticamente sono fantastiche. Si trovano a 11 ore d'aereo da New York, ci vado con un diretto, però non si trovano in America, cioè non si trovano nel continente americano, ma si trovano in Oceania, in quella zona dell'Oceania che si chiama sul Pacifico, che si chiama Polinesia. Però le Hawaii, anche se si trovano in un altro continente e si trovano in questa zona dell'Oceania che si chiama Polinesia, sono americane a tutti gli effetti, nel senso sono sotto la giurisdizione degli Stati Uniti, sono un territorio incorporato, cioè sono insomma come Puerto Rico, come le Virgin Islands, sono una parte esterna, però fanno parte degli Stati Uniti. E le Hawaii sono pazzesche perché poi alla fine questo arcipelago vulcanico in cui vive 1,5 milioni di persone, quindi se ci pensate sono piccole, ha avuto un grande significato nella storia dell'umanità, cioè il contributo che hanno dato all'umanità, alle Hawaii è grandissimo. Pensate alla prima cosa, la più importante, il surf moderno è nato alle Hawaii, quindi un gesto così sportivo, liberatorio, collegato ovviamente a mare, è nato alle Hawaii. Nelle Hawaii è nato anche il ballo la hula, la corona di fiori, è nata anche la poké. Quindi quando mangiate la poké, quella è hawaiana, sono isole molto associate anche alla coltivazione dell'ananas,
La cosa paradossale è che però la pizza hawaiana non è nata nelle Hawaii, ma è nata in Canada e gli diedero questo nome perché ci mettevano l'ananas e queste ananas venivano dalle Hawaii, che era grande produttore di ananas, quindi l'hanno chiamata hawaiana. L'ukulele è nato insomma anche all'Hawaii, Mago Merlino se ne andò alle Hawaii quando scappava nella Spada della Roccia, Obama è nato alle Hawaii. Jason Momoa, l'artista di l'attore di Aquaman, è nata alle Hawaii. Insomma, le Hawaii sono molto interessanti e quindi avevo voglia di andarci e mi toglierò questo sfizio. Da New York sono molto lontane, da San Francisco sono più vicine, in 5 ore ci arrivi, ma chi se ne frega, c'avevo lo sfizio di andare a Hawaii e me lo sono tolto. Passione e trasparenza. Quando mi chiedono quali sono i segreti del successo, io faccio, diciamo, una premessa. Innanzitutto, il successo è sempre fragile e temporaneo. Oggi può avere successo, domani non lo può avere. Ci sono calciatori, per parlare di un qualcosa che tutti noi conosciamo, perché tutti seguiamo il calcio, sono calciatori che un anno hanno successo, l'anno successivo no, che hanno successo durante la carriera, poi no. Quindi il successo è sempre una costruzione fragile e temporanea. Ovviamente c'è chi riesce a avere successo e a conservarlo fino all'ultimo dei suoi giorni, chi lo perde, chi passa dall'avere un'immagine positiva a un'immagine negativa a causa delle sue azioni, tipo O.J. Simpson, no? Che era idolatrato da tutti e poi aveva avuto quei problemi legali dovuti all'omicidio della moglie, da cui fu assolto però. Insomma, diciamo che quasi tutti lo considerano ancora oggi colpevole. Quindi, diciamo che il successo è una costruzione fragile. Tuttavia, se io dovessi dare una mia chiave per avere successo, io direi ci sono due cose che sono importanti e sono trasparenza e passione. La trasparenza, qualcuno ovviamente magari dirà che non è così, che la trasparenza non è necessaria, che c'è gente poco trasparente che ha avuto successo. Io rispondo sì, ma sono, diciamo, gente truffa, sono truffatori. La trasparenza per me è la chiave del successo, però di quel successo bello che ti fa stare bene con gli altri, per cui viene apprezzato. Essere sempre molto trasparenti nel bene e nel male. E poi la passione, perché poi, ragazzi, io non penso che riuscirà sto camion a passare. Secondo me riuscirà? Ma questo che fa qua? Cioè, voi pensate allo stress di questo ragazzo quando torna a casa dopo aver condotto questo camion per New York. Poi è stato anche molto bravo, devo dire. Quindi la trasparenza innanzitutto e la passione. Perché? Perché la passione, se uno ce l'ha, è meglio puntarci tutto, perché ci garantisce innanzitutto che se siamo appassionati di una cosa, noi probabilmente siamo bravi nel fare quella cosa e quindi ci riesce bene, e sia perché la passione ci guida nei momenti di difficoltà. Se sono un appassionato di qualcosa, accetto anche dei momenti di difficoltà più pur di inseguire la mia passione. Io lo dico sempre, un artista povero, squattrinato, che vive a Bushwick, a New York, che lavora nei bar per pagare le bollette, però ha la passione di fare la sua arte e di essere a contatto con altri artisti di tutto il mondo e di vivere la sua passione. Io preferisco questo ad una persona che nasce straricca, sta in un attico a New York con una famiglia ricca, ma che non ha nessuna passione e non sente neanche nella sua vita l'ebbrezza di aver conquistato qualcosa. Sì, hai la bella vista su Manhattan, ma ci sei nato, cioè più di tanto non ti fa sentire bene sta cosa. È un po' come quando dici, i tuoi genitori ti hanno dato tre pasti al giorno tutta la vita, non è che apprezzi quei pasti perché ci sei nato, li dai per scontato. Se invece uno avesse avuto difficoltà a mettere il piatto a tavola, quando ti arriva il piatto sei felice. È la stessa cosa, cioè io preferisco chi parte dal basso inseguendo una passione e accettando le umiliazioni e la povertà a chi nasce già ricco ma non riesce più a dare senso a nulla perché non riesce più a trovare un senso alle cose che fa. E questa è la mia, diciamo,
è la mia visione della vita. Poi magari qualche anno fa avrei detto diversamente. Quando ero ragazzo mi lamentavo al contrario del fatto che non fossi nato di famiglia ricca, avrei avuto molti meno problemi. Quindi allora dicevo così, adesso grazie poi all'esperienza di vita che ho avuto ho detto no, guarda, non c'è cosa più bella che possa capitare a un uomo che nascere povero e diventare ricco, proprio a livello di come ti guardi allo specchio e di come sei soddisfatto. Io non sono nato povero, sono di classe media e non mi considero adesso ricco, però immaginatevi uno, e ci sono tanti casi, no? Qui in America, che magari veramente è nato povero, che magari, e ci sono tanti casi come del vecchio che era orfano e ha creato l'impero di Luxottica, nato povero e diventi uno degli uomini più ricchi. Allora ti guardi allo specchio e puoi dire, caspita, puoi essere soddisfatto di te. E queste, amici, e queste grandi passeggiate per New York servono fondamentalmente anche a condividere con voi queste affermazioni, queste visioni, questa mia maniera di vedere le cose. Ah, che bella sta passeggiatina, la continuiamo un altro po' perché insomma mi piace. Sono felice quando voi mi seguite. Tra l'altro ho notato che questi video che faccio più lunghi non è che hanno un miliardo di visualizzazioni, però coloro che li vedono si affezionano molto a questo format, gli piace. È un format, io penso, veramente bello, un format che ha senso, le camminate su YouTube. È un format che secondo me spinge a capire e a vedere la mia passione. Comunque camminiamo per New York, perché New York è la città che amiamo. Oggi riflettevo, sono andato da barbiere, ci chiedevamo qual è secondo lui, diciamo, la carriera più bella che uno possa fare, tipo lo sportivo, l'attore, quindi il cinema, o il musicista. Io lo sportivo personalmente lo metto in secondo piano, per quanto chiaramente prendi a livello top un Federer è degno di ammirazione, come un Messi, insomma, veramente forse lo sportivo al top della sua carriera è quello che crea più folla attorno a lui, probabilmente. Però penso che alla lunga musicisti e attori sono quelli che più determinano proprio il nostro immaginario e ci hanno, secondo me, un successo che magari è più prolungato nel tempo. Lo sportivo è diverso, quando è al top della sua carriera è venerato, poi tende a essere dimenticato. Invece prendi un Robert De Niro, un Sylvester Stallone, da giovani fino a vecchi hanno avuto sempre uno stesso livello di fama, e lo stesso vale anche per i musicisti. Che bella New York, amici. Che bella passeggiata che ci stiamo facendo, sono veramente veramente felice. Eccoci qua, amici. Una delle domande che spesso mi fanno riguardo New York e che mi fanno sempre, Piero, ma ti manca l'Italia, no? E io questa domanda veramente penso che negli ultimi 12 anni ho risposto in tutti i modi possibili, anche perché poi quando ti fanno la stessa domanda, no? Hai davanti a te due strade, o dai sempre la stessa risposta, te la prepari o la dai, o cogli l'occasione di quella domanda per elaborare la risposta in maniera differente, aggiornarla, sofisticarla, migliorarla. E quindi io sono arrivato a dare questa risposta: ti manca l'Italia? Io rispondo così. Chiaramente la verità è che più passi il tempo più ti manca meno dal punto di vista dell'abitudine. Cioè i primi tempi in America ti manca di più, dopo 10 anni ti manca meno. Però non è neanche questa. A me l'Italia manca poco, perché io posso in qualsiasi momento tornare. Cioè ho guadagnato questa libertà, che non è scontata, perché non tutti possono fare una cosa del genere. C'è chi sta qui e non può tornare in Italia perché non ha i documenti, oppure non ha i soldi per pagare il biglietto aereo, oppure ha sia i documenti che i soldi ma lavora e deve aspettare le ferie e quindi magari vorrebbe tornare oggi e non può. Io ho costruito la mia vita in modo tale che di avere la libertà
di poter tornare in ogni momento in Italia se mi va. Io domani mi alzo, voglio andare in Italia, mi prendo il volo Emirates che parte la sera e mi trovo in Italia, faccio la valigia e vado. L'avere psicologicamente questa libertà di poter andare in ogni momento in Italia fa in modo che non ho quella cosa, oh, mi manca l'Italia come vorrei andare. No, quando voglio prendo e ci vado, e questo mi dà considerazione, mi dà consapevolezza. Pensate invece cos'era nel passato. Noi poi ce lo dimentichiamo perché a noi il presente sembra sempre dominante, no? Cioè io per esempio non mi ricordo com'era l'epoca in cui non c'era il cellulare, ma per gran parte della mia giovinezza io non ho avuto il cellulare. Il cellulare è iniziato a comparire dopo che avevo, insomma, sui miei 20 anni, 18-19 anni, ma prima io non lo avevo e vivevo benissimo. Però uno quindi si dimentica poi com'era il passato, proprio perché uno tende ad appiattirsi sul presente. Ma all'epoca del mio nonno è nato nel 1909, è morto negli anni 90, aveva 96 anni quando è morto, pace all'anima sua. Cioè loro mica avevano questa felicità per viaggiare. Cioè io posso tornare in Italia facilmente, ma allora per tornare in Italia dovevi prendere la nave, dovevi stare delle settimane sulla nave, ragazzi. Se volevi comunicare con un parente in Italia, amici miei, dovevi usare la cartolina, perché ancora non c'era il telefono. Ma anche quando c'era il telefono, per chiamare da Salerno a New York, il costo era pazzesco. Chiamavi solo ed esclusivamente se c'era un'emergenza, tipo per dire è morto qualcuno, se no non chiamavi. C'erano famiglie che rimanevano decenni senza comunicare, o comunicando giusto con cartoline, no? La cartolina, prima del telefono, era lo strumento più usato per comunicare, la lettera, no? L'uomo ha comunicato per... Quindi c'era un periodo in cui tu lasciavi l'Italia, te ne venivi in America, non sapevi che trovare in America perché non è che avevi visto i film. Facciamo finta che tu emigravi nel 1899, non sapevi che cosa trovavi, ti imbarcavi su una nave, arrivavi, non avevi più comunicazioni dalla famiglia. Poi quando ti saresti sistemato avresti mandato una lettera e avresti raccontato. Cioè a quell'epoca andare da uno che emigrava da Salerno all'America, no? Veramente era una cosa iper traumatica. E poi mica venivi qua e trovavi la pizza da Songhe Napoli, da Ribalta, da San Matteo, che io adoro San Matteo, mica era così facile. E tu venivi qua e i prodotti che c'erano, quelli ti mangiavi. Mica c'erano gli importatori che importavano le cose dall'Italia, ti dovevi accontentare. E allora com'è nata la cucina italo-americana? Loro pigliavano i prodotti che c'erano e si inventavano piatti che si ricordavano dall'Italia. Ma adesso, quindi, per gran parte del tempo, no, l'emigrazione italiana è stata sempre una cosa drammatica. Ma adesso come posso lamentarmi io, che ho sempre il cellulare in mano, comunico con mia mamma ogni volta che voglio, a costo zero faccio una videochiamata. Se voglio venire in Italia mi metto su un aereo e dopo 3 secondi sto in Italia. Gli stessi film che guardano in Italia me li vedo qua. Cioè ormai la distanza, l'essere in America, non è così traumatica, perché sta a 2 passi da qua. Io posso parlare con tutti i miei amici quando voglio, posso prendere l'aereo e andare. Questa secondo me è la cosa su cui bisogna ragionare, no? Su come nel giro di pochi anni poi si sono abbattuto tantissimo le distanze e il tempo, quindi la distanza temporale e geografica. Quindi ormai quando mi dicono hai nostalgia dell'Italia, io dico ragazzi, ma io sto in Italia, sto continuamente in Italia, parlo con l'Italia, leggo i giornali italiani, ascolto la musica italiana, parlo con italiani, tutti i prodotti italiani ormai sono importati qua, sì, qualcosa non c'è, ma giusto qualcosina. Ma se no io è come se stessi in Italia, quindi non... cosa mi deve mancare, onestamente? E questo ovviamente è figlio della tecnica, è la tecnica, il capitalismo abbinato alla tecnica che ci ha portato a questo. Aspettate che mi devo un attimo allacciare le scarpe, ragazzi. Scusate un attimo, mi sto allacciando le scarpe.
ecco fatto. Quindi il capitalismo abbinato alla tecnica ha reso possibile diffondere a tutti tutte queste innovazioni che hanno fatto in modo che viaggiassimo sempre più velocemente e potessimo parlare con uno dall'altro capo del mondo a costi decrescenti. Io mi ricordo quando ero ragazzo c'era la famosa telefonata interurbana, cioè la telefonata urbana costava un tot, ma non era molto, questa è una buona pizzeria, Simo. La telefonata urbana, cioè nella città, costava un tot, ma quando facevi l'interurbana costava tanto. E infatti quando mia mamma doveva chiamare i parenti, c'era l'interurbana, quando mia mamma chiamava i parenti e c'era l'interurbania, c'era mio padre che magari diceva fai presto che è un'interurbania, fai presto, dovevi stringare 4-5 minuti, sennò costava troppo, mentre la telefonata urbana costava meno. Adesso invece se devo chiamare mia mamma posso parlare anche 10 ore, non pago nulla. E addirittura, voi non ve lo ricordate, ma i telefoni vecchi col dito che si girava la rotella, quei telefoni là c'era il lucchetto e si metteva il lucchetto sull'ultimo numero che era lo zero, spesso lo potevi mettere sia sul primo numero, su qualsiasi numero, ma la maggior parte delle famiglie lo metteva sullo zero. Perché? Perché lo zero era il numero che serviva a fare le interurbane o a chiamare anche all'estero, che costava ancora di più, che dovevi fare tipo 081, 089. Invece se facevi la chiamata locale dovevi fare solamente il numero, no? Tipo 23, 58, 62, no? Però per l'interurbana c'era lo zero. Allora, per evitare che uno facesse le interurbane, si metteva il lucchetto sullo zero, soprattutto quando magari c'era la signora delle pulizie che era straniera e tu avevi paura che chiamasse a casa mentre non c'è. E quindi c'era questo famoso lucchetto del telefono che anche mio padre metteva perché non voleva che facessimo chiamare troppe chiamate, no? Dovevi chiedere il permesso. Cioè veramente comunicare in tutta la mia giovinezza non era qualcosa di facile, ma anche quando dovevi chiamare una ragazza a casa. Mo bene o male WhatsApp, messaggino, Instagram, anzi abbiamo fin troppi strumenti per comunicare. Ma allora, quando volevi chiamare una ragazza, amico mio, io a scuola, cioè dovevo chiamare a casa. Dovevi chiamare a casa. Buongiorno signora, sono Piero, c'è Maria. Buongiorno signora. E quindi quello comunque dovevi passare. Infatti io ricordo che magari c'avevo qualche amichetta e ogni volta che chiamavo a casa, cioè avevo il terrore che mi rispondesse il padre, la madre, quindi volevo che rispondesse direttamente la ragazza. E quando rispondevi in madre, il padre diceva mamma, il papà, mamma mi ha risposto, il papà, buongiorno, c'è Maria, chi sei? Sono Piero, ah ok. Poi un'altra cosa, quando avevi una linea telefonica e non potevi stare più troppo tempo a quella linea telefonica perché ovviamente la linea era bloccata. Queste cose adesso non esistono, ognuno ha il suo cellulare e non c'è alcun problema. Se ti chiamano puoi anche, lo sai, puoi anche accettare la chiamata e mettere l'altra in attesa. Ma allora c'era una linea per tutta casa e quindi dopo un po', dopo 10-15 minuti c'era mia mamma, chiudi il telefono che devono chiamare, tieni sempre il telefono occupato. Allora quando chiamavi c'era sempre il telefono occupato che faceva questo ruolo, tu. Insomma, comunicare, noi ce lo dimentichiamo, non è facile come. Infatti dico, le nuove generazioni che dicono ma prima era meglio, ma ragazzi, ma che era meglio? Io ho 43 anni, ma prima comunicare era un inferno. Gran parte dei dissidi, dei litigi in manie in famiglia nascevano attorno al telefono, ragazzi, questa è la verità. Stai troppo tempo al telefono, devi lasciare il telefono libero. Questo è il mondo che abbiamo lasciato. È il mondo di adesso che ci permette invece di essere ipercomunicanti, con tutti i limiti probabilmente che ci sono, i social, la dipendenza e tutto, ma è di gran lunga molto 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 meglio del mondo di prima. E il mondo di adesso è stato possibile grazie agli Stati Uniti, cioè grazie alle innovazioni della tecnica che si sono diffuse a livello di massa ad una velocità incredibile e a prezzi decrescenti grazie al capitalismo. Io faccio sempre l'esempio della lavatrice, ragazzi,
la lavatrice è stata un'invenzione pazzesca, perché ha liberato le donne dalla schiavitù della fatica di dover fare i panni, ha liberato le donne dal tempo della fatica, regalandogli tempo che hanno, potevano usare per fare altro. E nessuno però, secondo me, sottolinea questa cosa, di quanto la lavatrice abbia contribuito a consolidare i diritti delle donne. Nessuno. Tutti parliamo del diritto del voto. È ovvio che il diritto del voto è stato importante, ma a mia nonna, se gli chiedevi preferisci la lavatrice o andare a votare, mia nonna ti diceva preferisco la lavatrice, perché grazie alla lavatrice non doveva faticare più, no? E la lavatrice come invenzione è stato possibile solo grazie all'unione della tecnica, quindi dell'innovazione tecnologica, con il capitalismo, perché il capitalismo poi ha permesso a queste invenzioni, a col tempo, ad avere prezzi sempre decrescenti, e man mano che i prezzi diventavano decrescenti si diffondevano in massa. Quindi un'invenzione all'inizio se la potevano permettere solo l'elite, poi la classe medio-alta, poi la classe media e poi anche la classe popolare. E questa cosa è proprio della cultura e della visione americana delle cose. Noi europei abbiamo avuto tradizionalmente una visione sempre un po', diciamo, moralista della tecnica, no? L'abbiamo vista sempre un po' con diffidenza. Gli americani invece si sono sempre gettati nella modernità, hanno reso la modernità, hanno fatto della modernità, dell'innovazione tecnologica, una parte consistente del loro DNA, perché non erano nessuno, ma grazie alla tecnica poi sono riusciti a diventare una potenza dominante. Questa cosa spesso ce la dimentichiamo, no? E quindi non so perché siamo finiti a parlare di sta cosa, però insomma ogni tanto io sento dei canali dove insomma attaccano molto l'America qua e là. Io dico sì, è vero, attacchiamo l'America, ma non dimentichiamoci che tecnica più capitalismo, che per me sintetizzano in assoluto l'America, tecnica e capitalismo assieme hanno creato veramente, hanno dato il più grande contributo di liberazione dell'uomo dall'umanità. E non parlo di liberazione politica, di autodeterminazione, no, di liberazione pratica. L'hanno liberato dalla malattia, e anche le medicine sono figlie di tecnica più capitalismo. L'hanno liberato dalla malattia, dalla fatica, gli hanno dato la possibilità con la macchina di muoversi facilmente, di volare, di avere accesso a qualsiasi cosa, ti si rompe un dente dopo mezz'ora ce lo puoi fare di nuovo. Cioè solamente questo, e questo è stato il vero contributo di liberazione dell'umanità, la possibilità di avere una tecnica che grazie al capitalismo si è diffusa in massa e ha liberato. E ognuno di noi questa cosa la vive sulla sua propria pelle, perché l'esempio che facevo io prima di telefonare è grazie alla tecnica del capitalismo, se adesso io da qua posso parlare con mia mamma a costo zero. Ebbene amici, sempre bello fare questi discorsi, anche perché poi... Allora, siamo passati a Union Square. Questa diretta finisce tra poco perché voglio andare a comprare un libro in libreria. Questa è Union Square, è una figata, una piazza molto collegata con la L a Williamsburg. Spero che questa diretta vi sia piaciuto. Vi dirò la parola da scrivere alla fine. Scrivete ilmioviaggio.com alla fine tra i commenti, così. Però credetemi, io poi riesco a dare un voto alle dirette e vi dico che questa è molto bella, perché abbiamo snocciolato poi una serie di temi, di considerazioni che non vengono fatte sui social, probabilmente non vengono fatte manco in TV, sono considerazioni direi anche filosofiche, vengono fatte poche volte. Però è bene confrontarsi su questi ragionamenti che sono un po' più impegnativi, però insomma, se mi avete ascoltato, vi siete fatti anche una bella passeggiata per New York, ed è una cosa pazzesca. Allora, mancano pochi minuti alla fine di questa diretta che voglio portare avanti, perché mi piacerebbe arrivare a fare un'ora di questa diretta, quindi manca poco. Adesso siamo sulla Broadway, che è la strada diagonale di New York, quella che collega poi, taglia tutte le avenue, perché New York, e chi mi segue lo sa, è composta da strade verticali e orizzontali. Non tutta, diciamo, però gran parte di New York
è a forma di griglia, quindi come la battaglia navale. Per capire dove una persona spesso ti dice: io sono sulla settima avenue, che è verticale tra la 23 e la 24. Quindi tu vai su questa mappa mentale che hai e sai che sta sulla settima tra 23 e 24. Devo dire che la griglia è veramente una salvezza per una città, perché io, per esempio, sono stato in Giappone e mi perdevo sempre per le strade in Giappone. Non voglio proprio immaginare prima. Adesso, vabbè, con Google Maps uno può fare qualsiasi cosa, e ovviamente parliamo sempre di tecnica più capitalismo che ci ha portato Google Maps, ma c'era un tempo in cui uno si muoveva con la cartina, e New York era molto semplice, proprio perché ti dicevano: sto sull'ottava tra la 42 e la 43, e tu anche senza mappa vedevi 18, dopo 18, 19 e arrivavi, altrimenti ti ci voleva la cartina, perché altrimenti ti perdevi. Bene, bene, amici. Che bello camminare, passeggiare. Faccio questa bella passeggiatina che ci dà la possibilità di godere. Quindi vado alle Hawaii, è un viaggio che ci tenevo a fare, non stavo tanto tempo, però io adoro le Hawaii, cioè adoro l'idea di andare alle Hawaii. Poi lo so bene che magari le Hawaii non sono le Maldive o la Polinesia a livello di acqua, ma non vado manco per l'acqua. Però quello che mi piace delle Hawaii è che io dico sempre: io ho visitato diverse isole caraibiche, sono stato a Turks and Caicos, Anguilla e via dicendo. Però quando vai nei Caraibi, ma così come quando vai alle Maldive o a Bali, o no a Bali, in Polinesia, di solito tu vai nei resort turistici e c'è una grossa differenza tra il turista e chi ci vive. Cioè nei Caraibi i turisti sono ricchi, le popolazioni caraibiche sono poverissime, difatti hai difficoltà a entrarci in contatto. Invece le Hawaii sono un'isola in cui tu vai e non hai questa distanza, perché gli hawaiani, la gente che vive là, essendo parte degli Stati Uniti, comunque cioè sono benestanti. Quindi non hai quella sensazione, sai, di scontro tra tu ricco, turista e la gente povera del luogo, ma fai un'esperienza autentica con la gente del luogo. Infatti, le Hawaii hanno un'identità molto forte, come vi ho detto prima: il surf, l'ananas, i balli. E quindi tu, quando visiti le Hawaii, a differenza delle altre mete di mare, vai proprio ad immergerti all'interno di una cultura che esprime un'identità molto forte e molto riconoscibile. E credo che questa sia la cosa bella di questo viaggio che io, amici cari, amici belli, amici, io farò. E questo è quello che mi andava di dirvi. Stiamo continuando. Adesso stiamo già nel caos. Vedete che iniziano i grattacieli. Pensate che Flatiron, il palazzo a forma di ferro da stiro, è andato all'asta, è stato acquistato da un magnate dell'edilizia. Appena vedete il rumore della metro, e questo magnate dell'edilizia ha detto che praticamente, scusate, c'è il rumore della metro, questo magnate della metro ha detto che praticamente quello che vuole fare a Flatiron, che è il palazzo a forma di ferro da stiro, è praticamente ci vuole fare. Ma io voglio andare qua, amici. Volevo andare in libreria, stati qua. Ci vuole fare praticamente. Oh, stati. No, stati sopra, ragazzi, stati sopra. Allora, ci vuole fare a palazzo a forma di ferro da stiro, ci vuole fare degli appartamenti. Quindi, non so tra quando, tra 1, 2, 3 anni, sarà possibile vivere all'interno del Flataro. Saranno appartamenti di lusso. Ma pensate che figata! Pensate che figata vivere a Flatiron, no? Dove vivi alla Flatiron, che è uno dei 5-6 edifici più famosi di New York, insieme all'Empire, a Chrysler. Probabilmente insieme all'Empire e Chrysler, il Flatiron è il terzo edificio più famoso. Quindi magari dal prossimo, tra 10 anni, qualcuno che sente questa duretta verrà a vivere a New York. Vabbè amici, spero vi sia piaciuta, è stata una bella diretta, io mi sono divertito, mi auguro di avervi regalato un'ora di passione, è come se fosse un podcast questo, in cui si parla di tutto e di niente,
ma si danno anche delle informazioni importanti. Oggi vi do un bel 10 a questa cosa. Scrivete il mioviaggio.com se siete arrivati alla fine. Vabbè, vi aspetto a New York, l'agenzia è il mioviaggio a New York.com. Ciao ciao!